Lei che cosa pensa? Che la Sicilia deve stare separata dall'Italia o deve essere unita all'Italia? Ma io penso che deve essere sempre unita. Che perché? Ci vuole sempre un commercio, no? Perché l'Italia è la Sicilia. Ti senti italiano oppure ti senti solo siciliano e non italiano? Pure italiano, che c'è? L'Italia è pure unita con la Sicilia. Tu sei mai stato nel continente? No. Ci vuoi andare? Sì. Ma tu cosa pensi? Che la Sicilia deve stare separata dall'Italia o deve stare unita all'Italia? Unita all'Italia. Dovessimo stare uniti, ma non ci siamo uniti, nulla. Perché andare uno fica per conto suo. Separata dall'Italia. Unita, non separata. Sono opinioni, sono, quindi non si possono dire. E le opinioni sono le cose che si possono dire. E la Sicilia è stata sempre il granaio dell'Italia, noi dobbiamo dimenticarlo nei tempi remoti. Oggi però ci manca tutto, cioè dire ci hanno trascurato, tutte le industrie le vanno a nord e a sud ci abbandonano. Questo è il discorso, perché se noi avremmo le nostre industrie discuteremmo in un'altra maniera. Allora, separarsi dall'Italia? Separarsi dall'Italia però che ci attaccherebbero un altro Stato, poi altro. Cioè, un'America ci ha voluto tante volte e l'Italia non l'ha voluto dare, ma il discorso è anche semplice. Dentro di noi siamo italiani e vorremmo essere sempre italiani. Lei pensa che il separatismo oggi possa avere delle carte da giocare? No, assolutamente no. Assolutamente no, le condizioni che sono in Italia, stare insieme significa essere uniti e affrontare dei problemi futuri insieme agli italiani. Tu sei contento di essere italiano o preferiresti non avere niente a che fare con l'Italia continentale? Sono contento di essere italiano. Non sei contento? No? Perché? Perché in Italia non c'è un governo che ha a disposizione di fare delle cose giuste. Non credo che bisogna separare, ne sono convinto. Che non bisogna separarsi, anzi. Ah, meglio uniti. Ma però che se pensasse per la Sicilia, no, stanziano dei miliardi, dei milioni, dei miliardi, arrivano al stretto di Messina, si bagnano e non passano in Sicilia. Oggi come oggi, più uniti si è meglio, non a livello Italia, ma anche a livello internazionale, europeo. Lei è tornato dall'America? Sì. È stato in America? Mm-hmm. E cosa pensa allora della Sicilia e dell'Italia, unita o separata? No, per me è sempre buono essere unita. Separate! Separate? Separate! Unita! Perché separate? Forza Mario Merola, il cantante più bello del mondo, e basta! Cosa c'entra con la Sicilia d'Italia Mario Merola, che è napoletano? Ah, napoletano e Mario Merola! Uniti! Separati! Perché separate? Perché se si dovrebbero riunire dovessimo contattare degli contrasti, perché non saprei come. Tu sei siciliano? Sì. Lo sai che sei un normanno? Un normanno? Tu sei un normanno. Che significa? Molti secoli fa sono venuti qui degli uomini dal nord che erano biondi con gli occhi azzurri come te. E tu discendi da quegli uomini. Non l'ha mai detto nessuno. La Sicilia, al centro del Mediterraneo, con i suoi 1039 chilometri di coste e la mitezza del clima, è l'isola ideale per le vacanze. Il turismo dovrebbe essere il cardine principale della sua economia. Invece rischia di perdere un primato che le compete nella sfida in corso tra i paesi del bacino del Mediterraneo, dove si incentra la più grossa area turistica del mondo. Negli ultimi 30 anni si è fatto molto, ma molto resta ancora da fare. Sono stati istituiti voli charter con incentivazione regionale che quest'anno, secondo le previsioni, dovrebbero far affluire circa 2 milioni di stranieri. Ma se è vero che dal dopoguerra ad oggi i posti letto in Sicilia sono quadruplicati, passando da 10.000 a 40.000, è anche vero che soltanto il 15% degli alberghi è stato ideato per ospitare quel turismo balneare che in Italia raccoglie circa il 65% del turismo estero. Fra 5 anni, per effetto di una nuova legge regionale di incentivazione, la dotazione ricettiva dell'isola dovrebbe raggiungere la quota di 80-100.000 posti letto. Mentre si pensa a costruire, c'è chi demolisce. Proprio a Taormina, zona turistica per eccellenza, la notizia di questi giorni, è stato smantellato un albergo sul mare, costruito 15 anni fa con contributi dello Stato. Sarà trasformato in residence con mini appartamenti, già quasi tutti venduti, per una cifra che si aggirerebbe sui 750 milioni.
Un'operazione regolare, fatta nel pieno rispetto delle leggi, ma che ha messo in allarme i lavoratori taorminesi del settore e le loro organizzazioni sindacali, in quanto altre iniziative del genere sarebbero in corso. In tal caso verrebbero a ridursi i posti di lavoro e la stessa capacità ricettiva di Taormina. Alla base di operazioni di questo tipo c'è la crisi della gestione. Per fortuna, molti altri albergatori hanno reagito in modo diverso. Si sono associati. Sono state create 3 cooperative, alle quali aderiscono solo Taormina. Le altre 2 cooperative sorgono lungo la costa tirrenica. La Coop Tour Tre Golfi, che comprende gli alberghi dei golfi di Mondello, Carini e Castellammare, e la Coop Tour di Cefalù. Dispongono complessivamente di 7.000 posti letto. In questo grande villaggio balneare di Terrasini, i turisti vengono accolti al loro arrivo con suoni e canti tipici del folklore isolano. Da dove viene? Io vengo a Dinamarca, di Copenaghen. E voi da dove venite? Da Milano. Scusi, da dove viene, signorina? De Paris. Da Parigi. E lei? Sì, anch'io. È anche francese? Anch'io, sì, sono francese e vengo anche di Parigi. Oh, benissimo. Perché ha scelto la Sicilia per le sue vacanze? Soprattutto per visitare l'Etna, voir l'Etna e approfittare du soleil, della mer. Perché è molto bella, sol, mare. Volevamo visitare il sud, visto considerato che non siamo mai stati qui, per cui le nostre vacanze erano sempre limitate a Rimini e Riccione, per cui quest'anno volevamo vedere la Sicilia se effettivamente era quello che ci dicevano i nostri amici. È una settimana che siamo qui, il clima è ottimo, cioè temperatura cioè normale, si può anche sopportare, diciamo. Però cioè, per il resto è un villaggio favoloso.